Il mondo sta riscoprendo l'arte dei capi fatti a mano e Napoli è la città dove ha origine questa storia. Questa passione che i sarti napoletani ci mettono dentro si sente. Il giapponese quando vede l'artigianato, il lavoro fatto a mano, impazzisce. La tradizione è molto importante, la storia è molto importante, ma ci vuole impegno, ci vuole rigorosità. L'Akito ha sempre cercato di mettere solo ed esclusivamente quei punti che servono veramente e non quei punti che fanno show. La nostra sartoria, tutto ciò che viene prodotto a Napoli in maniera artigianale e sinceramente penso che sia ormai una scuola mondiale. 5 storie di antica tradizione, passione per lo stile e l'eleganza. Raccontano un'arte riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, la sartoria napoletana. L'incontro con il proprio abito durante la prima prova è una fase fondamentale, dove il capo su misura prende forma, come una vera opera d'arte. Napoli è stata sempre la città dei sarti. Mio papà è sarto, mio nonno era sarto. La sartoria napoletana è arte. Lo stile della sartoria napoletana è la giacca e l'abito morbido, una spalla cadente, morbida, un rever armonico con 2 spacchi, la manica a camicia con interni leggeri, una seconda penna. Su ogni giacca c'è l'umore del sarto, se è arrabbiato, se è felice, è una commedia, napoletana. Secondo me l'uomo si deve emozionare. E solo l'altro uomo lo può emozionare, non una macchina. Le mani esperte del sarto creano la giusta dose di comfort per garantire il massimo agio e una perfetta vestibilità. Un vero uomo per me significa un uomo che comunque non ha paura di mostrare i propri sentimenti. È un uomo che è attento, molto attento ai dettagli, molto professionale, che viaggia molto, che lavora tanto, che trova però anche il tempo per la propria famiglia. Ho cominciato nell'89 a lavorare. Prima di allora ho studiato, poi mi sono totalmente innamorato di questo lavoro. Possiamo, diciamo, definire la nostra azienda con 2 termini, contemporary tradition. Le mani, elementi del nostro artigianato sono uomini e donne che trattano le giacche all'interno della sartoria come se stessero maneggiando un bambino piccolo. La voglia di vedere un tessuto che man mano si trasforma e diventa giacca è un'opera d'arte. Il salto su misura io credo che sia per tutti, per un fatto di esperienza, di un'emozione che si vive quando si fa un abito su misura. Per le nostre collezioni cerchiamo di portare Napoli e la Campania nel mondo. La scrupolosa attenzione alla qualità delle materie prime, la maestria delle sarte napoletane e il calore umano rappresentano il segreto di un simbolo dell'eleganza partenopea. Io non sono nato a Napoli, io sono nato a Piazza Vittoria. La sartoria napoletana è fatta di artigianato, di creatività e forse anche un po' di genialità. Del resto, quando si gira, si va in America, i sarti sono napoletani. La cravatta nasce dal popolo croato, infatti croato cravatta. La cravatta marinella è una cravatta che iniziamo a farla nel 1914 ed è una cravatta che ancora adesso viene fatta assolutamente a mano. Questo marchio, nato piccolino, restato piccolino, ma con una visibilità e una riconoscibilità che sta conquistando il mondo intero. L'eleganza è un messaggio muto, si percepisce, ma non si legge. È una sfumatura da custodire gelosamente tra la pelle e l'abito che indossi. La nostra filosofia principale è quella innanzitutto di lavorare, offrire un servizio di qualità, offrire un prodotto di qualità ai nostri clienti. La filosofia è uguale qualità. A Napoli dai primi del Novecento era meta di artisti, gente di cultura inglese che venivano a passare le vacanze nella nostra città. Il Made in England era avanti a noi come gusto, come colori, come tradizioni. Qualcuno di questi capì
che a Napoli c'era qualcosa che loro non avevano, l'artigianalità. Cominciò ad esserci uno scambio di culture tra Londra con i tessuti, che all'epoca diciamo erano i più famosi, Napoli con i sarti. E da lì prende forma quella che oggi poi è diventata la sartoria napoletana, che è ormai rinomata in tutto il mondo. Creare un capo su misura significa fare in modo che questo diventi una perfetta espressione di chi lo indossa. Tutti sognano il mare, ma non tutti sognano lo stesso mare. La sartoria napoletana nasce nel periodo migliore della nostra città, che durante la dominazione spagnola, in cui Napoli vive un momento storico fantastico, e a Napoli gravitano un sacco di nobili, e i nostri sarti sono stati bravissimi nel raccogliere da questi signori delle informazioni e poi trasformarle in quella che diventa la sartoria napoletana. Quando parliamo di qualità non parliamo solo di qualità del prodotto, ma della qualità di vita dei nostri artigiani, della qualità del servizio che diamo ai nostri clienti. Quindi la parola qualità per noi vale a 360 gradi, non è soltanto rivolta come ai punti che stanno sulla giacca. L'idea di raggruppare questi 10-15 sarti come inizio di una piccolissima produzione, fino a oggi che siamo circa 800 persone in Italia, nel pensare che questa arte sarebbe potuta finire. Questa secondo me è stata la più grande visione, la dice abbastanza lunga di come sono andate le cose. Passione e devozione sono l'essenza dei grandi maestri della sartoria napoletana, la più affascinante del mondo.